Quando l'agnello aprì il quinto sigillo, vidi sotto l'altare coloro che erano stati trucidati per la loro fedeltà alla parola di Dio e per la loro testimonianza. Essi gridarono con voce possente: «Fino a quando, Signore Santo e Verace, aspetterai a punire gli abitanti della terra e a vendicare la nostra morte?» Nella visione, coloro che invocano il giudizio di Dio rappresentano i perseguitati e gli uccisi dalle persecuzioni religiose di ogni tempo. Essi sono stati testimoni della parola di Dio e per questo motivo sono stati uccisi. Dal grido di Abele, che viene assassinato da suo fratello Caino, la storia mostra di essere attraversata dalle grida di vittime innocenti, delle numerose ideologie religiose che hanno imperato a danno delle minoranze religiose. Il grido della visione è quello degli ebrei in Egitto, privati di ogni libertà per servire un dio pagano. È il grido dei primi cristiani, trucidati a causa della loro fede. Il grido di quelli imprigionati ed arsi vivi per aver creduto che la Bibbia fosse la verità di Dio e che ogni credenza religiosa debba essere esaminata alla luce di ciò che sta scritto. Lode a te, o Signore Dio, che governi l'universo, che ci santificasti con i tuoi comandamenti e ci ordinasti di accendere i lumi di Hanukkah. È ancora il grido degli ebrei che attraverso il Medioevo e fino ai tempi moderni sono stati spogliati di tutto, deportati e uccisi per il solo fatto che erano ebrei e testimoniavano del Dio Creatore. Io volgo i miei occhi verso le montagne, donde mi giunge il soccorso. Il soccorso mi giunge dal Signore che fece il cielo e la terra. Egli non permetterà che tu venga scacciato. Egli che ti protegge, egli non dormirà. Egli che protegge Israele non volgerà l'occhio altrove. Il grido della visione di Giovanni è quello dei cristiani, che in ogni luogo e in ogni tempo sono maltrattati, perseguitati, privati di ogni dignità e anche della loro stessa vita, per il solo fatto di avere una convinzione religiosa non condivisa. Nella visione di Giovanni, le vittime sospirano, invocando la propria liberazione. Fino a quando, Signore Santo e Verace, aspetterai a punire gli abitanti della terra e a vendicare la nostra morte? Il lamento esprime l'attesa appassionata che esige l'intervento del Dio giusto nella storia. Nello sguardo profetico del veggente, i persecutori e gli aguzzini di ogni epoca non si trovano, come si crede, in quell'inferno orrido e spaventoso immaginato da una teologia speculativa che dopo la morte vede i peccatori in un luogo di tormenti eterni alla mercé dei demoni. Essi non sono tra le fiamme divoranti di un inferno inestinguibile, tra i tormenti eterni. Come potrebbe Dio compiacersi di un tale luogo? Il Dio d'amore non ha creato nulla che possa perpetuare la vendetta all'infinito. In realtà, i persecutori giacciono nel sonno della morte, come tutti i defunti, in attesa del risveglio e del giudizio. Scrive l'Apostolo Paolo. Tutti dovremo presentarci davanti al Tribunale di Cristo per essere giudicati da Lui. Allora ciascuno riceverà quello che gli è dovuto, secondo il bene o il male che avrà fatto nella sua vita. Dio infatti ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia. Il silenzio di Dio in quel giorno rivelerà l'infinita pazienza di un Dio misericordioso, che però non considera innocente il colpevole, poiché il Dio della rivelazione è anche giustizia per gli innocenti. Fino a quando, Signore Santo e Verace, aspetterai a punire gli abitanti della terra e a vendicare la nostra morte? Una richiesta scomoda per chi ha sempre considerato Dio appeso sulla croce, disarmato e inoffensivo. Ma il Dio della rivelazione è anche il Dio giusto, che richiama l'uomo alle sue responsabilità. Nel libro del profeta Daniele ritroviamo lo stesso grido di coloro che sono stati trucidati per la loro fedeltà alla parola di Dio e per la loro testimonianza. Anche qui si parla della sofferenza di coloro che sono perseguitati dalla Chiesa apostata. Alla domanda «fino a quando?», l'angelo risponde collocando il giudizio nel tempo. «Fino a 2300 sere e mattine, poi il santuario sarà purificato». La purificazione del santuario, nel linguaggio levitico, indica la festa dell'espiazione, o Kippur, ossia l'evento che prefigura il tempo in cui avviene il giudizio cosmico di Dio. È il momento in cui, secondo il profeta, nel cielo si tiene il giudizio e sono aperti i libri. Furono sistemati alcuni troni e un anziano vi sedette. Aveva abiti bianchi come la neve
e i suoi capelli erano candidi come la lana. Il suo trono con le ruote era di fuoco ardente. Davanti a lui scorreva un fiume di fuoco. Una folla immensa lo circondava per servirlo. Allora il tribunale iniziò la sua seduta e furono aperti i libri. Il quinto sigillo ci trasporta fino al tempo in cui il giudizio inizia nelle sfere celesti, nella sua fase investigativa, per poi seguire sulla terra in quella esecutiva. Secondo il calcolo del tempo profetico assegnato ai profeti, i 2300 giorni della visione di Daniele equivalgono in effetti a 2300 anni, al termine dei quali sarebbe stato inaugurato il tribunale divino. La data di inizio della profezia è svelata in questi termini. Dal momento in cui è stato pronunziato il messaggio che riguarda il ritorno dall'esilio e la ricostruzione di Gerusalemme. L'ordine di ricostruire Gerusalemme fu decretato nel 457 a.C. dal re persiano Artaserse, come si legge in Esdra. Partendo da questa data, i 2300 anni della profezia si estendono fino al 1844 della nostra era. Gli avvenimenti contenuti in questo lungo periodo profetico sono svelati e riguardano in successione la prima venuta di Cristo, la sua crocifissione, il rigetto del popolo ebreo e l'inizio del giudizio investigativo. Questo messaggio rivela che dal 1844 è in atto nelle corti celesti l'esame della vita dei credenti vissuti attraverso le epoche della storia. È arrivato il momento nel quale comincia il giudizio di Dio. Ed il popolo di Dio sarà giudicato per primo. Nel corso dell'inchiesta sarà fatta luce sulla vita di quanti hanno fatto professione di fede, per verificare se hanno vissuto secondo i principi del cielo e se potranno partecipare alla gioia dei risorti. Quando l'ultimo caso sarà deciso, Cristo ritornerà. Comincia il giudizio universale. Corno porta fortuna, 100 lire. Accattatevi un corno, porta fortuna. Un corno porta fortuna, solo 100 lire. 100 lire. Accattatevi un corno, 100 lire. Signori, un corno. No, 50 lire, 100. Cominciamo 100 lire. L'ordine alfabetico. Io mi chiamo Giugiurro. Chi non riesce a conciliare l'idea di un Dio misericordioso e pietoso con quella di un Dio giudice severo, trova questo messaggio inaccettabile. Ma bisogna considerare che, affinché la salvezza sia compiuta e definitiva, è necessaria una purificazione totale da ogni iniquità e una nuova creazione. Scrive Giovanni. Io vidi un nuovo cielo e una nuova terra. La morte non ci sarà più. Non ci sarà più né lutto, né pianto, né dolore. Il mondo di prima è scomparso per sempre. Da questi elementi si comprende che l'immagine di Dio non è basata soltanto sulla croce e sulla misericordia. Dio è anche giustizia e santità. Questo messaggio potrà sorprendere chi considera la religione cristiana come una verità esistenziale sospesa nel tempo. In realtà, il Dio che si rivela nel quinto sigillo ricorda che egli non è indifferente alla colpa e alla responsabilità e che non ha delegato ai poteri terreni la gestione della giustizia e della verità. Questi poteri governano con mezzi psicologici, seducenti, fino al punto da far apparire verità assoluta quello che in realtà è solo una pretesa, e modellano le idee della gente, determinando chi è dentro e chi è escluso, distribuendo onori e svantaggi, assegnando privilegi e servitù. Il quinto sigillo richiama l'attenzione dei credenti a riflettere sulla passività le idee che ci posseggono e che agiscono in una società che non è tenuta insieme da idee di verità e giustizia, ma dalla speculazione, dal successo, dal profitto e dal denaro. Esso invita a pensare con la propria testa e a diffidare di quella religione produttiva che non richiede umiliazione e spiritualità. Una religione che risponde solo all'esigenza di chi desidera trovare un modo per non preoccuparsi della verità e della giustizia di Dio, ma che appaia come un mezzo per ricordarlo. Scrive l'Apostolo Paolo. Dio darà vita eterna a quelli che cercano gloria, onore e immortalità, facendo continuamente il bene.
manifesterà invece la sua collera e la sua indignazione contro coloro che ubbidiscono a tutto ciò che è ingiusto. Per ogni persona c'è un cielo da conquistare, un inferno da evitare. La visione di Giovanni invita a risvegliarsi dal torpore mentale delle idee che non hanno altra solidità se non la consuetudine. Essa esorta a lasciare ciò che si sa per indagare in ciò che è rivelato. Il Dio della rivelazione è l'Eterno, ricco in benignità e misericordia, certo, ma proprio per questo Dio di giustizia che risponde al grido delle vittime e agisce nella storia. Il salmista, contemplando il tempo in cui Dio risponde al grido delle vittime, esclama: «Tutti diranno, val la pena di essere giusti. Davvero c'è un Dio che fa giustizia sulla terra».